Ciao a tutti amici Tecnoandroid, oggi siamo qui in Mobile World Congress 2016 Press Conference Sony, che alla fine non ha deluso. Quell'hashtag significava soprattutto un nuovo smartphone, Sony Xperia X, uno smartphone particolare che chiaramente esteticamente non si stravolge, perché il design omnibalance che è stato adottato ormai da diverso tempo da parte del gigante giapponese rimane sempre lo stesso. Per quanto riguarda poi i materiali, abbiamo costruzione di plastica anche sul posteriore e tutte le cornici, comunque come al solito ben salda, non sembra un dispositivo affatto cheap. Sul frontale tutto schermo e speaker di sistema a garantire qualità stereo. Gli unici tasti sono tasti a schermo, niente tasti soft touch. Fotocamera da 13 megapixel sul frontale, sensore di luminosità, prossimità. Poi andandolo a girare c'è la fotocamera con sensore migliorato da 23 megapixel e flash LED. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo Snapdragon 650, processore Exa-Core, che quest'anno ha fatto il suo ingresso su smartphone top di gamma lanciati da Microsoft, i nuovi Lumia 950 XL. La RAM di 3 GB e la memoria interna può essere di 32 o 64 GB, dipende chiaramente dalla versione. Il sistema operativo è Android 6.0, andiamo a controllare, non ricordo se fosse 6.0 o 6.1, vediamo un attimo insieme. Allora, 6.0.1, ok, perfetto. Allora, questo arriva già con Android Marshmallow e nulla, il display abbiamo dimenticato, display 5 pollici full HD con tecnologia X-Reality e Triluminous, adattata chiaramente a dispositivi mobile. Per il momento dalla press conference Sony è tutto e non ci resta di sperare di poterlo testare il prima possibile. Vi ringrazio tutti e arrivederci al prossimo video, ciao a tutti!